Tra i progetti a cui l'amministrazione comunale di Valbondione sta lavorando c'è anche quello per un nuovo centro di raccolta dei eh, rifiuti. Dove avete intenzione di realizzarlo e eh, in che modo? Allora, l'amministrazione ha eh, una forte sensibilità mh, per quanto riguarda eh, l'attenzione all'ambiente e eh, alla corretta eh, raccolta dei rifiuti, proprio per creare anche eh, una cultura diffusa eh, del tema. E, eh, proprio per questo eh, ci stiamo impegnando e stiamo lavorando per andare già dall'anno prossimo ad avviare la realizzazione di questo nuovo centro di raccolta che verrà realizzato nel medesimo sito dove attualmente si trova quest'area quest che attualmente viene utilizzata come eh, piccolo centro di raccolta, eh, però ecco, eh, con questo intervento noi andremo ad allargare in modo importante l'area oggetto del centro e quindi ad organizzarla eh, come insomma, la legislazione attuale prevede debba essere eh, realizzata un'area di raccolta. La realizzazione eh, verrà eh, seguita mh, da GECO che è l'attuale società che ci segue il, la raccolta dei rifiuti, quindi con la loro collaborazione e la loro consulenza andremo a eh, realizzare, magari per stralci, eh, è in corso di valutazione anche, anche questa opzione, la nuova area di raccolta. Parliamo anche dei tempi dell'intervento quando pensate di partire con i lavori. Allora, in questo momento stiamo definendo il prospetto finanziario, quindi la previsione eh, al momento è l'anno prossimo, cioè inizieremo la prima parte dei lavori, eh, sicuramente ecco, se eh, l'aspetto anche economico ce lo permette, eh, magari a metà dell'anno prossimo. Un intervento anche per risparmiare sui costi del servizio. Più raccolta differenziata si fa meno costa il servizio certo infatti in questo studio finanziario viene considerato anche questo aspetto e incide in modo particolare proprio il risparmio che si avrà eh, se nel momento in cui si attuerà questo tipo di raccolta chiaramente la realizzazione di un centro di raccolta di questo tipo comporterà anche eh, il cambiamento della modalità attuale di eh, gestione della raccolta differenziata, quindi ci saranno, come già pronunciato in alcune assemblee pubbliche, dei cambiamenti anche nella modalità di raccolta in modo tale da eh, creare una, eh, una differenziazione eh, sempre maggiore in modo tale da eh, arrivare al riutilizzo poi di molti materiali che eh, attualmente insomma, vengono esclusivamente portati all'inceneritore.